Io credo che sia il momento della prova di maturità delle forze politiche, di dimostrare che siamo all'altezza di questa sfida e che ognuno è in grado di mettere da parte le proprie bandiere per avere tutti insieme la bandiera dell'Italia. Quindi a me mi sembra che la reazione sia stata una reazione importante e positiva, francamente io me l'aspettavo perché so che di fronte a momenti di difficoltà scatta il senso di responsabilità in tutti. Quindi adesso si tratta di capire come molto concretamente la mettiamo in pratica, ma sono positivo, sono ottimista, credo che ci siano tutte le condizioni perché noi non sciupiamo questo momento di ripresa e sono tutte le condizioni perché evitiamo soprattutto che il nostro paese ricada dentro una quarta ondata che è la cosa principale da evitare. Io penso questo, molto semplicemente, guardiamo sempre quello che capita attorno a noi. Se in Germania, in Olanda e in Austria sono entrati in una situazione di difficoltà, io credo che buon senso, il senso di responsabilità voglia che noi mettiamo subito mano diciamo, a misure di sicurezza che ci consentano di evitare di assumere alcun rischio. Dicembre è un mese troppo importante per il nostro paese, per tutto il sistema, perché ci sia un terzo dicembre in crisi. Lo dico perché l'intero sistema economico e produttivo ha bisogno della capacità di correre e oltretutto, questo è ovviamente un corollario rispetto alla questione principale, che è la questione sanitaria, la salute degli italiani e la possibilità naturalmente di evitare di nuovo di essere in una situazione di emergenza che vogliamo evitare. Quindi secondo me sì, è il momento di essere molto attenti e di prendere le decisioni necessarie per evitare di essere di nuovo in un'emergenza.